capacità di costruire telescopi sempre più grandi e performanti causa il proliferare dei campi di indagine in astronomia. Esistono altri pianeti nel Sistema Solare? Cosa sono i nebulari? Come si è formato e come è fatto tutto ciò? Perché se metto un termometro vicino allo spettro nella luce della zona dopo il rosso, la colonnina di Mercurio si alza? Queste e moltissime altre domande riempiono le menti degli scienziati e pretendono risposte. Ognuna richiede lo strumento giusto. Se si vogliono ricercare nuove comete, serve uno strumento con un ampio campo di vista e molto luminoso, il quale, per contro, avrà un ingrandimento ridotto. Se si vogliono vedere i più piccoli dettagli planetari, serve invece uno strumento capace di dare ingrandimenti altissimi, il quale risulterà però poco luminoso e con un piccolo campo inquadrato. Si creano così molte varianti del telescopio a specchi per adattarsi alle diverse necessità osservative degli astronomi. Ogni variante introduce pregi e difetti che la rende un'alternativa a quanto già presente e mai un sostituto. Non esiste uno strumento universale, ognuno infatti è adatto a certi campi di indagine e inadatto ad altri. Tra le varie configurazioni possibili troviamo il classico newtoniano, in cui la luce, riflessa dallo specchio parabolico, viene riflessa sul lato del tubo da uno specchio piano inclinato. Questa configurazione permette di ottenere ampi campi di vista, ma spesso l'oculare si trova in posizione alquanto scomode. Se il secondario, di forma iperbolica, viene posto invece parallelamente al primo, si ottiene la configurazione Cassegrain. La luce attraversa quindi un foro nel primario e viene raccolta dall'oculare, che in questo caso si trova alla fine del tubo. Il vantaggio di questo setup, oltre che alla posizione più confortevole dell'oculare, è l'elevata lunghezza focale del telescopio, il quale permette di ottenere grandi ingrandimenti. Talvolta, per ragioni di semplicità costruttiva, si preferiscono utilizzare specchi sferici, i quali però soffrono di un difetto chiamato aberrazione sferica, che comporta la non corretta messa a fuoco. Per risolvere questo problema, Bernard Schmidt inventò, negli anni 30 del secolo scorso, una lente correttrice che porta il suo nome. Insomma, l'abilità di ottici e costruttori permette di creare una miriade di configurazioni diverse, alcune più classiche, altre più esotiche, mentre l'evoluzione tecnica permette di approfondire in parallelo molti più aspetti di quanto mai fatto prima.